Due punti persi per la Vastese che a Castelfidardo non va oltre il pareggio per 1-1 dopo aver dominato per larghi tratti il match. Diverse le occasioni mancate dai ragazzi di D'Addario che hanno rischiato alla fine di perdere una gara quasi dominata per almeno 70 minuti. Parte bene la Vastese, già insidiosa al quarto con il diagonale in area di Stivaletta che fa terminare il pallone al lato. Al settimo ancora ospiti con Stivaletta che dalla sinistra crossa in area dove Alonzi quasi sulla linea di porta viene anticipato da Gega. Spinge la formazione biancorossa con i locali guardinghi e al 18° la prima conclusione con Cardinali che impegna centralmente Di Rienzo. Al 24° minuto si rivedono gli abruzzesi con una bella rovesciata in area di Scafetta con Zemalia che è però attento. Gara godibile con la doppia occasione della Vastese al 35°, prima con la parata del portiere biancoverde su punizione velenosa di Agnello e poi sulla ribattuta il missile di Stivaletta che fa finire il pallone di un soffio al lato. Spinge la formazione del presidente Bolami che meriterebbe anche il vantaggio con Alonzi e compagni comunque ispirati anche se imprecisi in avanti. Si arriva così senza ulteriori emozioni all'intervallo con il risultato ad occhiali. Nella ripresa prima emozione al 10° con il tiro di poco alto di Bracciatelli per il Castelfidardo. Al 13° occasionissima per Scafetta per la Vastese che si ritrova a concludere da solo davanti a Zemalia che respinge da campione con l'azione che prosegue e che vede ancora il portiere di casa salvarsi in qualche modo con gli ospiti che si mordono le mani per l'ennesima occasione mancata. Si arrabbia con i suoi dalla panchina D'Addario che invita la squadra ad attaccare ancora. La Vastese così ci prova ma al 27° i locali protestano dopo un contatto in area ospite con Cardinali che finisce a terra e con Terribile di Bassano del Grappa che lascia proseguire. Il film della gara è quasi sempre lo stesso e al 31° Altobelli colpisce di testa con il portiere di casa che riesce ancora a salvarsi. Il match è palpitante e si arriva al 33° con il primo episodio decisivo della partita con il tocco con la mano in area di Di Filippo e con il direttore di gara che indica il dischetto fra le vibranti proteste abruzzesi. Gega dagli 11 metri non sbaglia regalando il vantaggio al Castelfidardo. Doccia gelata per la Vastese che dopo aver attaccato e sprecato è ora sotto. La gioia del vantaggio marchigiano dura però 7 minuti perché al 40° Altobelli si inventa un gran gol dai 35 metri superando Zemalia per l'1-1. Gara che però è viva sino alla fine visto che al 45° ancora emozioni con il palo colpito da Camara dopo un'azione di contropiede. Poi 5 minuti di recupero con le due squadre ora più lunghe e con al 48° il tiro al lato di Zetoz per la formazione di casa. Finisce 1-1 con la Vastese che torna dalle Marche con un punto ma anche con tante recriminazioni. Mister Manciapane, è una partita con tante emozioni, alla fine avete rischiato, tra virgolette, di vincere una partita che per 60-70 minuti ha visto una prevalenza della Vastese. Abbiamo visto due partite diverse allora. Se mi viene a dire che la prevalenza l'ha avuto la Vastese, mi sa che abbiamo visto due partite diverse. Noi abbiamo contato 6-7 occasioni per la Vastese fino al 70. Andiamo a vedere, sì. Ma io non ricordo che il mio portiere abbia fatto una parata così eclatante, quindi penso che ognuno la interpreta a modo suo. Io penso che sono orgoglioso di questi ragazzi e, ripeto, ho ricevuto i complimenti dalla squadra avversaria, dall'allenatore, comunque questo mi fa piacere. Meritavamo sicuramente la vittoria perché per lunghi tratti, al di là di quello che dici te, penso che non abbiamo mai rischiato. È normale che poi sull'1-0 si sono buttati tutti avanti, ma se non avesse fatto il tiro della domenica penso che la partita sarebbe andata tutta in un altro senso. D'Addario, è arrivato questo pareggio, c'è un po' di amaro in bocca per 60-70 minuti, la Vastese ha fatto sicuramente meglio, poi c'è stato il vantaggio Castelfidardo, il pareggio nel finale avete anche rischiato di perdere. Penso che noi la partita l'avevamo chiudere anche al primo tempo, dovevamo far gol, potevamo anche fare qualcosa in più, non ci siamo riusciti. Nella seconda parte, fino al rigore, ancora bene. Poi c'è stato questo gol, però poi c'è stato questo gran gol di Altobelli che ha rimesso in pari le cose. La voglia di vincere ci ha fatto perdere un po' tutti gli equilibri che sono la nostra forza. Noi fino a rigore non abbiamo mai rischiato nulla.
Dopo invece abbiamo rischiato per la voglia di andare per forza a fare gol, poi è mancato un quasi gol, hai cercato di farlo, non ci sei riuscito, loro ripartono e poteva andare anche peggio. Questo pareggio in chiave futura che cosa vuol dire da Dario per la Vastese? Che abbiamo preso un altro punto in classifica e quindi stiamo crescendo sulla classifica, è questo.